Cari amici, benvenuti su Viva il Papa e il Rinnovamento. Oggi affrontiamo un tema che sta generando molte polemiche, sfruttate da chi non comprende, o peggio ancora, distorce intenzionalmente le parole di Papa Francesco. Durante il suo incontro interreligioso con i giovani a Singapore, il 13 settembre 2024, il Papa ha detto: «Tutte le religioni sono cammini per arrivare a Dio». Queste parole, estrapolate dal loro contesto, sono state utilizzate da alcuni per accusare il Papa di relativismo e persino di eresia. In questo video non solo difenderemo il Papa da queste accuse infondate, ma cercheremo anche di approfondire insieme cosa significano realmente queste parole alla luce della dottrina cattolica. Il Papa si trovava a Singapore, un paese multiculturale e multireligioso, un vero e proprio mosaico di fedi. Non ha mai affermato che tutte le religioni siano uguali, ma ha sottolineato l'importanza del dialogo pacifico e del rispetto reciproco. Francesco ha invitato i giovani a non cadere nel fanatismo e nella violenza, ma a costruire ponti di fraternità. Le sue parole vanno comprese nel contesto del suo viaggio e del suo messaggio di pace. Papa Francesco, come i suoi predecessori, promuove la cultura dell'incontro e del dialogo interreligioso. Questo non significa rinunciare alla propria identità cristiana, ma aprirsi all'altro con rispetto e umiltà. Ricordiamoci sempre che le parole di un Papa vanno interpretate alla luce del Magistero della Chiesa, e la Chiesa Cattolica ha una lunga tradizione di dialogo con le altre religioni, a partire dal Concilio Vaticano II. Alcuni si sono chiesti se le parole di Papa Francesco mettano in discussione la dottrina cattolica sull'unicità di Cristo. La risposta è chiara: assolutamente no. La Chiesa Cattolica crede fermamente che Gesù Cristo sia l'unico Salvatore, il Figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto per la salvezza di tutti. Questa verità di fede non è negoziabile e non viene messa in discussione dal dialogo interreligioso. Come afferma il Concilio Vaticano II, la Chiesa nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle religioni non cristiane. Nostra Aetate 2. Il dialogo interreligioso non mira a creare una religione unica, ma a cercare punti di incontro tra le diverse fedi a partire dai valori comuni. Si tratta di costruire un mondo più giusto e fraterno, basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. La Chiesa riconosce che lo Spirito di Dio può agire anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa Cattolica. Dio, nella sua infinita misericordia, non nega la sua grazia a chi lo cerca con cuore sincero, anche se non conosce pienamente la rivelazione cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che coloro che, senza colpa propria, non conoscono il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma che cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della grazia, si sforzano di compiere la sua volontà riconosciuta nei dettami della loro coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Catechismo 847. Questo non significa che tutte le religioni si equivalgono, ma che Dio può operare in modi misteriosi e che la sua grazia non ha confini. È importante sottolineare la differenza tra dialogo interreligioso e sincretismo. Il dialogo non significa rinunciare alla propria fede o creare una sorta di superreligione che mescola elementi di diverse tradizioni. Il dialogo si fonda sul rispetto dell'identità di ciascuno e sulla volontà di conoscersi meglio, di superare pregiudizi e stereotipi. Attraverso il dialogo possiamo scoprire le ricchezze spirituali presenti nelle altre tradizioni religiose e arricchire la nostra stessa fede. Il sincretismo, invece, è la confusione di dottrine e pratiche religiose diverse che porta alla perdita dell'identità e dell'originalità di ciascuna fede. Il dialogo autentico, al contrario, rafforza l'identità di ciascuno e promuove la pace e la convivenza. Nella storia della Chiesa troviamo esempi luminosi di dialogo interreligioso. Pensiamo a San Paolo,
l'apostolo delle genti, che si rivolgeva con rispetto e intelligenza al mondo greco-romano, cercando punti di contatto tra il Vangelo e la cultura del suo tempo. Ricordiamo il suo discorso all'Areopago di Atene, dove cita persino un poeta pagano per annunciare la buona novella di Gesù Cristo. Paolo non rinnega la sua fede, ma la presenta in modo comprensibile e accattivante, dialogando con la cultura del suo tempo. Anche noi, come Paolo, siamo chiamati ad essere tutto a tutti, 1 Corinzi 9, 22, senza scendere a compromessi sulla verità, ma cercando un linguaggio adatto per annunciare il Vangelo nel nostro tempo. Viviamo in un'epoca segnata da due estremi, il relativismo e il fondamentalismo. Il relativismo sostiene che non esiste una verità assoluta, che tutto è relativo e opinabile, anche in campo religioso. Il fondamentalismo, al contrario, si irrigidisce su posizioni dogmatiche e intransigenti, rifiutando ogni forma di dialogo e di confronto. Papa Francesco ci invita a evitare entrambe queste derive pericolose. Il dialogo interreligioso è una risposta efficace a queste sfide del nostro tempo. Ci aiuta a superare il relativismo, affermando con chiarezza la nostra fede, ma anche a evitare il fondamentalismo, aprendoci al dialogo e all'ascolto dell'altro. Papa Francesco ci invita a vivere la nostra fede con gioia e coraggio, senza paura di confrontarci con il mondo contemporaneo. Ci ricorda che la fede non è un fatto privato, ma un dono da condividere, una luce da far brillare. Ci esorta a non chiuderci in noi stessi, ma ad andare incontro agli altri, a costruire ponti di fraternità, a farci prossimi a chi soffre. Il dialogo interreligioso è parte integrante di questa missione. Non si tratta di rinunciare alla propria identità cristiana, ma di viverla con autenticità e apertura, testimoniando la bellezza del Vangelo con la nostra vita. Le parole di Papa Francesco ci invitano a crescere nella maturità della nostra fede. Una fede adulta non ha paura del confronto, non si chiude al dialogo, ma si nutre di certezze e di apertura. La certezza della nostra fede si radica nella parola di Dio e nella tradizione della Chiesa. L'apertura al dialogo nasce dalla consapevolezza che la verità non ha nulla da temere dal confronto e che possiamo imparare anche da chi è diverso da noi. Una fede matura sa coniugare la fedeltà alla dottrina con la capacità di dialogare con il mondo, di annunciare il Vangelo con un linguaggio nuovo, capace di raggiungere il cuore dell'uomo contemporaneo. Cari amici, il messaggio di Papa Francesco è un appello al cuore di ogni persona di buona volontà. Ci invita a superare le barriere del pregiudizio, dell'indifferenza, dell'odio, per costruire un mondo più giusto e fraterno. Il dialogo interreligioso è uno strumento prezioso per realizzare questo progetto. Non è un'opzione facoltativa, ma un'urgenza per il nostro tempo, segnato da conflitti e divisioni. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, nel proprio ambiente di vita. Possiamo iniziare con piccoli gesti di ascolto, di rispetto, di solidarietà verso chi appartiene a una fede diversa dalla nostra. Cari amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, vi ringrazio per la vostra attenzione. Il messaggio di Papa Francesco ci invita alla speranza. La speranza di un mondo in cui le diverse religioni possano convivere pacificamente, collaborando per il bene comune. La speranza di un futuro in cui il dialogo e la fraternità prevalgano sull'odio e sulla violenza. È un cammino impegnativo, ma non impossibile. Insieme possiamo farlo. Continuate a seguirci, iscriviti al canale, attiva le notifiche e condividete il nostro messaggio di pace e di speranza. Grazie di cuore.